Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica settimanale Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un aroma molto diffuso, molto utilizzato in cucina, soprattutto nella preparazione dei dolci. Stiamo parlando della vaniglia. La vaniglia si ottiene dai frutti di una pianta appartenente alla famiglia delle Orchidacee, che produce dei baccelli contenenti all'interno proprio tantissimi semi. Ne esistono di diverse specie, di diverse varietà, conseguenti soprattutto del luogo di produzione, che in genere sono sempre delle regioni tropicali. In effetti anche la specie più apprezzata in assoluto è quella derivante da Madagascar, perché anche dopo la lavorazione, l'essiccazione, conserva comunque un aroma, un gusto molto molto intenso. La vaniglia la si può trovare in diverse forme. Abbiamo la polvere di vaniglia che si ottiene dall'essiccazione dei baccelli, oppure l'essenza di vaniglia che si ottiene invece dalla macerazione in alcol sempre dei baccelli. Ovviamente non la dobbiamo confondere con quella che troviamo spesso, che utilizziamo spesso, che è la vanillina sintetica, che invece è prodotta appunto in maniera sintetica, quindi in laboratorio, ed ha un gusto, un aroma, diciamo, meno intenso rispetto a quella naturale. Abbiamo detto che appunto la vaniglia la possiamo trovare in diverse forme, e quindi a seconda di questa forma cambiano anche leggermente i valori nutrizionali. In linea di massima, per fare un esempio, possiamo dire che 100 grammi di essenza di vaniglia portano 288 calorie, ma anche diversi sali minerali, potassio, ferro, calcio, fosforo e vitamine come la vitamina A e la vitamina del gruppo B. La vaniglia è caratterizzata dall'avere un basso indice glicemico pari a 5. E inoltre, ciò che comunque la contraddistingue in maniera assoluta è sicuramente la presenza di una molecola aromatica naturale, che è anche responsabile non solo del gusto così particolare della vaniglia, ma anche delle proprietà che le possiamo ascrivere. Stiamo parlando appunto della vanillina. La vanillina riesce a regolare i livelli di ossitocina e quindi anche il funzionamento dell'ipofisi. Da qui quindi la vaniglia può indurre un senso di calma, di tranquillità, e in effetti viene spesso utilizzata nel caso di insonnia, quando questa è conseguente a periodi di stress o di nervosismo. La vaniglia aiuta anche a regolare il ciclo mestruale nelle donne. Ha delle buone proprietà antimicrobiche e antisettiche, ha delle ottime proprietà antiossidanti, e per questo la ritroviamo spesso come ingrediente all'interno di detergenti, shampoo e così via. Ha anche una buona capacità digestiva, e dei recenti studi effettuati sui ratti ha dimostrato anche la capacità di poter tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Ovviamente sono degli studi preliminari che necessitano poi di ulteriori approfondimenti. In più possiamo dire sicuramente che l'olio essenziale, per esempio della vaniglia, può essere utilizzato per fare dei massaggi rilassanti. L'essenza di vaniglia può essere utilizzata in aromaterapia proprio per indurre un senso di tranquillità, di calma, mentre in cucina si utilizza ovviamente la polvere di vaniglia, come detto, soprattutto nella preparazione di pietanze dolci, e anche se in cucina è molto più frequente l'utilizzo della vanillina sintetica, anche se il consiglio è ovviamente quello di preferire sempre quella naturale, che è un prodotto sicuramente molto più genuino e quindi più naturale. E in passato veniva utilizzato, essendo un prodotto la vaniglia antichissimo, già dagli aztechi, che la mescolavano con la cioccolata per creare, diciamo, una bevanda che era molto apprezzata. In tempi molto più moderni invece viene
utilizzata anche nell'industria farmaceutica per rendere più gradevole il gusto di alcuni farmaci che altrimenti risulterebbero troppo amari o comunque sgradevoli. Per chiudere, vediamo le controindicazioni. Non sono note controindicazioni particolari o interazioni con dei farmaci, ma sicuramente dobbiamo fare attenzione alle possibili allergie, che sono molto più frequenti nei confronti della vanillina sintetica. Bene, io vi rimando all'articolo che troverete sul sito, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre anche a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per fare delle domande o proporre dei temi che volete vengano trattati nella nostra rubrica, che torna la prossima settimana, sempre e solo su Cilento Channel. Ciao!